Salve a tutti ragazzi, questo è Watermelon Channel e oggi vedremo come RGBare un televisore curvo. Per prima cosa assicurarsi che la superficie di contatto su cui l'adesivo dovrà agire sia pulita. Ricordatevi, con gli oggetti tecnologici o gli oggetti tecnologici non impermeabili, in questo caso dove presentano alette di raffreddamento, porte, USB, ingressi audio, ingressi. Quindi con i buchi, insomma, non applicate prodotti liquidi. L'alcol sì, perché l'alcol etilico è un elemento che a contatto con la superficie evapora. Quindi disinfetta quello che deve disinfettare e poi evapora senza che cola all'interno dei componenti. Ovviamente se lo buttate sui componenti c'è un altro rischio che zoppa in aria. Quindi procediamo con la pulizia del televisore, con lo stacco di tutti questi elementi collusi delle vecchie barre LED che montammo in un vecchio setup nel video Ultimate Gaming Setup nella vecchia casa. Quindi apriamo un po' di alcol. L'alcol una volta usato chiudetelo perché evapora a contatto con l'aria e quindi puliamo tutti questi residui che con l'alcol la colla si scolla perché l'alcol funge da solvente e la colla se ne va del vecchio adesivo. Quindi basta passare un paio di volte e poi trascinando l'adesivo se ne va. E oltre disinfettiamo anche la parete, anche perché la superficie di contatto deve essere più liscia possibile. Ora questa ha queste sdegnature, però diciamo comunque è fatta per reggere un adesivo. Quindi noi puliamo tutto il coso e diamo una spolveratina anche a queste alette. Ne approfittiamo che ce l'abbiamo girato il professore. È il professore, sì, il professore. Il televisore e andiamo a pulire tutte le zone di interesse e anche le staffe, la maniglia del cable management e i vari inserti e con un poco di alcol preso dal mobiletto che è caduto possiamo lavare anche l'ingresso USB per una maggiore resa fisica dell'elettronica. Ok, adesso che il televisore è lavato per la prima parte con un prodotto alcolico o per superfici plastiche tecnologiche, prendiamo una spira, questa è di 3 metri, e vediamo le possibili distanze del nostro ricevitore per poterla far funzionare. Il ricevitore non è. Io non consiglio di attaccarlo. Perché se dovete cambiare spira è un casino, vi può rimanere azzeccato là e si spezza. Quindi, calcolando il peso del LED, lo lasciamo un po' in tensione tra la porta che abbiamo scelto e il punto dove deve iniziare il giro LED. E facciamo delle prove simulando il peso del LED per vedere dove andrebbe a finire il cavo. Una volta preso le distanze, io qui già l'ho fatto, chiudiamo le spire che ci consentono l'altezza prefissata con una fascetta con il loro stesso filo di ferro. Ora procediamo con l'apertura della spira LED e essendo una spira LED chiusa in gomma, è soggetta a modellamento, quindi noi prima di srotolarla tutta diamo un'occhiata su quanti LED ci devono servire prendendo le misure 1-2 cm più larghe di quelle del dovuto. Quindi arriviamo qua con 2 cm di differenza, scendiamo giù e chiudiamo. Quindi con 2 cm di differenza arriviamo giusto giusto a coprire, ma anche di più, eh? Sì, c'è. Quindi facciamo un altro giro. Ah no, lo spinotto già c'è. Devi solo mettere l'adattatore. Ok. Che sono usciti con questa marca che non vi faccio vedere di LED. Sono usciti questi adattatori nel caso li tagliate a mano e io pensavo bisognava saldarli perché erano solo spinotti, invece effettivamente c'è già l'adattatore, bisogna solo plug and play. La parola del giorno è plug and play. La usiamo tutta perché la parte da tagliare sarebbe troppo piccola per vederla a occhio, quindi vediamo dove arriviamo nel caso tagliamo. Adesso è la parte più difficile, che bisogna levare l'adesivo a poco senza farla rotolare su se stesso. Quindi vediamo il verso che viene descritto da il più, il meno oppure da una freccetta. Qui abbiamo più sulla fascetta, più.
Red, green, blu, RGB, white, poi tutte le combinazioni di rosso, arancione, coso, oro, giallo, verde, verde, verde elettrico, verde scuro, verde mondeo, blu, blu chiaro, purple, viola. Io i LED del mio setup ce l'ho su questo colore perché la sera non stancano gli occhi. E poi white e i vari effetti flash, il strobo, luce davanti, luce indietro, intensità alta, intensità bassa. Io la prendo per fare massimo per la pancia. Perché? Proviamo con la pancia, se no andiamo con l'RGB. Questo è il fade. Da Watermelon Channel è tutto, avete visto come RGBare un monitor curved e come pulirlo. Iscrivetevi al canale che tra poco stiamo ai 1000, iscrivetevi sul canale Instagram, tutte le appendici che volete e alla prossima.